qui stasera. Noi stasera presentiamo il libro di un collega prestigioso ed autorevole che è Carlo Porcaro, che io conosco da tempo, il quale ha scritto, diciamo, questo libro che è all'Avvocato Lara, che si chiama Indiscreto a Palazzo, cioè che vuole raccontare un po' lo stile del pamphlet francese in retroscena della politica campana, partendo da un'area vasta che parte, diciamo, dall'epoca Bassolino fino ad arrivare ai giorni nostri, ed è un libro sostanzialmente che riguarda storie di politica note e meno note, e racconta, per dire, con un filo rosso, partendo dalle vicende di Bassolino, appunto all'epoca Bassolino fino ai giorni nostri, un po' di vizi della politica campana. Noi stasera ne parliamo qui del libro, ma prendendo a spunto il libro per arrivare, diciamo, una discussione a Ciro Cacciola e con Fulvio Martuscello, raccontando insieme come dire, diciamo, un po' il libro, un po' le vicende e un po' anche il costume di questi ultimi anni. E io, siccome, diciamo, ho studiato bene i compiti, perché il mio amico Porcaro ha fatto una dedica molto affettuosa, per la verità, mi ha dato, e quindi ho voluto, come dire, parto con una breve premessa, che voglio dire, il libro ovviamente racconta un po' di storie, alcune vere, alcune verosimili, diciamo, omette di dire alcuni nomi, che però racconta, diciamo, delle vicende così, e si instaura in un filone, come dire, che vuole raccontare un po' di vizi della politica. Però io dico stasera una cosa in cui credo spesso, e cioè che la peggiore delle camere è sempre migliore della migliore delle anticamere, perché la politica ha un valore. Allora è giusto che noi chiediamo a chi ha, diciamo, un ruolo pubblico di essere, come, di avere una sua moralità, di seguire un suo costume, ed è giusto che i giornalisti, laddove possono, come dire, colpiscono. Però voglio anche dire che bisogna stare un po' attenti, no? Nel caso del tipo di Porcaro, ma in generale, perché, diciamo, partendo da Stella per arrivare ai giorni nostri, noi abbiamo un'idea sbagliata della politica. Riteniamo che, diciamo, che tutto ciò che accade in politica sia frutto di malcostume, sia frutto di vizio, eccetera. Adesso io ricordo a chi ha fatto il liceo classico che c'era uno che si chiama Cicerone, il quale faceva delle brillanti filippiche che a me mi ammazzavano al ginnasio, che era contro Verro, questo governatore della Sicilia, il quale godeva di una pessima stampa, per cui fu anche condannato, questo perché non conosciamo la difesa di Verro, ma conosciamo sicuramente le accuse che faceva Cicerone, il quale peraltro passava per un otoladro, dico così per dire. Questa roba è accaduta vicino a Napoli, a Roma, un po' di secoli fa. Quindi voglio dire, non che se poi vai a vedere, diciamo, ci sono i pro e i contro. E comunque i romani non mettono mai in discussione il Senato della Repubblica, perché ritenevano che i senatori potevano avere dei problemi, ma il Senato in quanto istituzione bisognava salvaguardarlo. E la vera gloria di Roma non fu il fatto che aveva la regione quadrata romana, ma era che a capo della regione c'era un gruppo dirigente che nel corso di tutta la sua lunga storia ebbe una sua mission, quella di fare Roma da un villaggio a una città imperiale. Noi dobbiamo avere, credo, sia pur, diciamo, nei ruoli singoli che ognuno di noi investe, e con la stampa che deve avere un ruolo di particolare attenzione rispetto, come dire, alle devianze, però dobbiamo anche, come dire, evitare che la devianza, come dire, diventi, come dire, buttarla in caciara, perché sennò vuol dire che i cittadini mancano il rispetto per le proprie istituzioni, e questo alla lunga ti dà un governo tecnico. Allora, io quando ero ragazzino ho visto un governo tecnico, e lo dico perché alle mie spalle mi fu regalata, io speravo che ci fosse Amendola qui stasera, che viene come me, ha fatto la IUSI, che è la Federazione dei Giovani Socialisti, la Federazione Internazionale dei Giovani Socialisti. Ha fatto anche l'ala, l'ala ha molte colpe, tra cui anche questa, bisogna disegnare questa cosa di l'ala. Dietro alle mie spalle c'era una cosa che mi dette Talamanca, che era il segretario della Federazione Giovanile Socialista Cilena, che era la bandiera che stava sulla casa rosata. Nel Cile
risposta a niente, c'era un governo tecnico dove c'era un generale alla difesa, un magistrato alla giustizia, un economista alle finanze, il capo dello Stato era Pinochet. Io ho sempre avuto qualche difficoltà, che si candidò, il quale, te l'ho detto io già 2 secondi fa, il quale non se lo ricordavano questi zucconi, ma da senatore a vita Pinochet, da senatore a vita si candidò e vinse le elezioni. Io ho qualche, siccome diciamo sono abbastanza vecchietto, come ha detto, no, sto dicendo che la democrazia, che è una cosa che, come diceva mio nonno, non esiste in natura, bisogna, siccome non esiste in natura, è un esperimento fatto dagli uomini, bisogna averlo con grande cura ed attenzione. E allora fare sempre di tutta erba un fascio a volte funziona male. Questo però non toglie che quando però vedi che nel fascio ci sono mele marce bisogna colpirle, perché le mele marce inficiano il rispetto che hanno i cittadini per le istituzioni. Per cui diciamo l'opera in questione, che è quella di Porcaro, è meritevole per il fatto che, come dire, lascia un segno, nel senso latino del termine, cioè una traccia di comportamenti. Che come dire, non sono sempre encomiabili. Allora la prima domanda ovviamente all'autore, perché così prevede diciamo il copione, è quella, dico, chi gli ha pregato di fare questo, come quella motivazione diciamo, che la spinge, la sponata a fare allora, questo? Lo volevo...